calda giornata di sole qui a Cagliari, siamo in piazza Matteotti davanti a quello che è il Palazzo Vaccaredda, storica sede qui a Cagliari. Per voi Valentina Ligas, oggi sono accompagnata dal buon caro dottor Pili. Io ti ringrazio, cara Valentina Ligas, ma soprattutto ringrazio tutti voi che ci ascoltate e ci vedete. Ricordiamo dove possono vederci i nostri telespettatori, come al solito ci piace dirlo. Digitate sul vostro telecomando, facciamo il gesto insieme. Sì, sì. Tre volte uno, 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 uno. Ma soprattutto in che canale, cara Valentina? Canale 111, a Teleregione Sardegna. Io direi, già che ci siamo, iniziamo a parlare del nostro Cagliari, che tanto ha entusiasmato le persone che sono qui, che circolano, io le vedo piene di magliettine del Cagliari, l'entusiasmo è alle stelle. Il nostro Cagliari ha vinto 2-0 sull'Atalanta, bellissimo gol di Conti e poi del nostro caro... Che non si chiama Pinella, ma Piniglia, così! Il nostro carissimo Piniglia, esatto. E se il Cagliari riesce a dare dei buoni risultati, la squadra del Cagliari Calcio, però lo stadio, ai ai ai, buon angelo. Certamente ci sono tanti problemi, il nostro Cellino è andato in una scoperta a Trieste, ecco, noi vorremmo e facciamo anche, come posso dire, una petizione popolare. Insomma, cari concittadini, cari compatrioti, cari conterrani, insomma, sostenete il Cagliari, ma soprattutto fate presente che Cellino rimanga qui in Sardegna a Cagliari, ma gli possono dare proprio gli amministratori comunali, perché siamo qui vicino al Consiglio Comunale, perciò dove c'è il sindaco in persona, a dargli questo mandato popolare per rimettere a posto lo stadio in maniera che il Cagliari rimanga qui a Cagliari, nella nostra Sardegna. Eh sì, ci farebbe piacere, speriamo che possa diventare un progetto un po' come quello della Juventus, che ha il suo stadio privato, lo Juventus Stadium, che sia un buon investimento, speriamolo. E io direi, rimaniamo qui nel Cagliaritano, parliamo di una zona che è adiacente qui a Piazza Matteotti al nostro caro Corso, che si è tentato di renderla una zona pedonale, ma in tanti hanno detto di no. Lei cosa ne pensa? Beh, io che sono spesso da quelle parti, soprattutto, certamente è una idea balzana, ma soprattutto molto stramba, ecco, così che ci ricordiamo, anche perché i commercianti, ma gli stessi, le persone che ci vivono, dicono sì, ma qui noi vorremmo certamente lavorare, vorremmo vivere senza che fosse una zona pedonale. Ebbene sì, stiamo a vedere come andranno le cose, ma io direi che è il momento di lanciare il servizio condotto pregevolmente dal nostro buon Simone Spiga, che è andato a intervistare Giuseppe Mereu, che ha scritto un libro, I gatti che attraversano la strada. Vediamolo insieme. Questa mattina in via Roma, in una splendida cornice che è quella del porticciolo di Cagliari, siamo con Giuseppe Mereu, autore del libro Gatti che attraversano la strada. Prima di tutto, Giuseppe, perché questo titolo? Il titolo ha una serie di significati. Il primo è legato ad un episodio abbastanza surreale che mi è accaduto una notte mentre rientravo a casa. Ho visto un gatto fermo davanti alle strisce pedonali, mi sono fermato con la macchina e lui ha attraversato con un pedone qualsiasi. E lì ho avuto l'idea per il titolo del libro, ma anche degli altri significati. Il gatto nel libro ha una forte valenza simbolica. Rappresenta la libertà, l'anarchia, in contrasto con l'uomo come animale sociale inquadrato che soffre nel suo ruolo all'interno della società. Ricordiamo che il tuo libro è una raccolta di poesie, tu fai prevalentemente, anzi solamente poesie, ed è uno spaccato di vita quotidiana. Sì, in un certo senso sì. Io quando scrivo parto dalle mie esperienze personali, ma cerco di generalizzare, non racconto le cose che riguardano soltanto me, ma quello della mia esperienza che può riguardare, se non tutti, quantomeno i miei coetanei o che vivono una vita simile alla mia. Tu sei un giovane giornalista che ha la passione per la poesia, quali sono il tuo quotidiano anche in relazione a quello che scrivi? Beh, io lavoro circa 10 ore al giorno nel centro di Cagliari, trascorro molto tempo in città anche la sera per la mia vita privata. Scrivo nei ritagli di tempo, ho dovuto imparare a scrivere usando il cellulare proprio perché è l'unico oggetto che ho sempre a portata di mano.
Stai ancora scrivendo dopo la presentazione di questo libro? Sì, anche perché il libro è chiuso ormai da un paio di mesi almeno, e da allora credo di aver scritto già altre almeno 20-25 poesie, anche perché sto continuando comunque con un'attività dal vivo con diversi progetti come Slam Cagliari e Poesia Mobile, con i quali presento quasi sempre cose inedite, non le poesie del libro, più le presentazioni del libro, in cui invece leggo le poesie che sono pubblicate qui. Ricordiamo che hai un blog che è giuseppemereu.blogspot.com e troviamo tutte le poesie tra le altre cose, ma anche un blog di argomenti vari, insomma. No, nel blog pubblico soltanto le poesie e nel blog trovate solo quelle inedite, perché quelle del libro le ho rimosse perché ormai hanno trovato la loro collocazione definitiva. Comunque il blog è costantemente aggiornato con poesie nuove, con tutti gli appuntamenti che mi riguardano, quindi dove è possibile sentire i miei reading nei locali e così via. Benissimo, Giuseppe, grazie di essere stato con noi e a questo punto diamo di nuovo la linea allo studio del TG Tour, grazie. Bentornati al servizio di Giuseppe Mereu, i gatti che attraversano la strada. Ebbene sì, bellissimo servizio quello condotto dal nostro caro Simone Spiga. Io direi parliamo di quello che ormai è un argomento nazionale, l'IMU. Sì, mancano, sì, le aliquote e caos in tutta Italia. È vero, la famigerata ICI adesso è diventata IMU, ma soprattutto con questo governo Monti che sembra che aumenti del 160% da quello che mi dicono. Io sono uno delle persone che ho una modesta abitazione e insomma ci dobbiamo già sbrigare, però c'è molta confusione, cara Valentina. Sì, c'è molta confusione, a quanto pare sono solo 6-7 i comuni in cui sono state definite le aliquote, ma i dati non sono per nulla soddisfacenti e a quanto pare saranno triplicate le aliquote rispetto alla vecchia ICI. Senta, noi cosa possiamo consigliare a tutti i nostri telespettatori, ma soprattutto a tutti gli italiani, a tutti i sardi, di avvicinarsi a un centro di assistenza fiscale? Esatto, un centro di assistenza fiscale. Continuiamo a parlare di economia, parliamo che purtroppo va sempre più giù, parliamo di quella che è la situazione giovanile. Il numero di disoccupati sale, il tasso, a quanto dice l'Istat, è aumentato del 32,6%. È proprio una cosa grave, questi giovani che non riescono più a trovare lavoro. Direbbe qualcuno, non ci resta che piangere, ma soprattutto poi, ecco, qual è il nostro prossimo servizio, cara Valentina? Il nostro prossimo servizio è quello che è stato condotto dal nostro caro Kevin Lai, che è andato nella sede di Sel e si è occupato di quello che è il problema del neoliberismo economico. Non chiamiamolo problema, ma perché non si tratta. Sì, sono le famose teorie liberiste o neoliberiste che il governo Monti sta adottando, come posso dire, privatizzazione, lavoratori espulsi. Però questo noi lo vediamo anche in questo convegno di Sinistra Ecologia e Libertà, io direi di mandare subito il servizio. Sulla scia della nostra crisi economica continuano qui a Cagliari le discussioni sulle critiche delle nuove teorie neoliberiste. Oggi qui al circolo Sergio Azzeni siamo in compagnia di Daniele Basciu, insomma c'è qualcuno che ha previsto, diciamo, i danni che l'economia sta facendo oggigiorno e non se ne è tenuto conto, cosa vuoi dirci a riguardo? Sì, diciamo che tutto quello che sta succedendo da qualche anno a questa parte che stiamo vivendo è stato ampiamente previsto con anni di anticipo dalla scuola della MMT, la scuola economica della MMT, Modern Money Theory, che già a partire da fine anni 90 e i primi anni del 2000 aveva individuato le criticità del sistema monetario euro attraverso un'analisi puntuale, praticamente perfetta, dei meccanismi di funzionamento dei sistemi monetari moderni, e aveva individuato anche fondamentalmente quali sarebbero stati i problemi che inevitabilmente sarebbero nati poi di lì a poco, che sono quelli che stiamo vivendo noi oggi. Da questo lavoro ha preso le mosse fondamentalmente l'organizzazione del primo summit al mondo sulla Modern Money Theory, che si è tenuto a Rimini dal 24 al 26 febbraio. A questo summit, che è stato partecipato e finanziato da più di 2000 persone,
Hanno partecipato come relatori cinque che sono tra i più illustri economisti MMT e fondatori della scuola MMT. La scuola di pensiero economico dell'MMT è stata addirittura anche, diciamo, è stata abbracciata questa teoria anche da molti premi Nobel per l'economia. Allora, la MMT è una scuola economica post-keynesiana. I risultati ottenuti dall'MMT come analisi del sistema economico e sistema monetario sono stati riconosciuti anche da economisti non MMT, uno fra tutti è il Nobel Krugman, che ha riconosciuto che l'MMT aveva predetto alla perfezione quello che poi sarebbe stata la crisi dei debiti sovrani. Quindi ecco, in questo senso il valore dell'MMT è stato riconosciuto anche da persone, da economisti che pure non avevano un interesse in prima persona in quanto esponenti di questa scuola. A Cagliari parlare di critica alle nuove teorie economiche, perché farlo adesso? Perché è importante parlarne adesso? Beh, intanto c'è un'abitudine, soprattutto a sinistra, non solo da parte dei partiti della sinistra, ma anche da parte del movimento sindacale, di critica forte al pensiero unico. Quello che spesso manca è poi la proposta. Ok, il pensiero unico neoliberista non funziona, ne vediamo i risultati, ma oltre cosa c'è? Lo sforzo che pensiamo possa essere utile è quello di riuscire a costruire, oppure andare a vedere se esiste, già strumenti ce ne sono probabilmente, e oggi si inizierà anche un dibattito di questo tipo, un contropensiero, cioè un'alternativa, perché noi non possiamo semplicemente dire che qualcosa non funziona, dobbiamo essere anche nelle condizioni di proporre qualcosa d'alternativo. Questa, diciamo, è una delle ragioni che ci porta a discutere di questo tema. Peraltro, siccome a noi di Sell piacciono le cose che vengono spesso e volentieri snobbate dagli altri, dai mass media, l'MMT organizza a fine febbraio un grandissimo meeting con 2000 persone che sono rimaste incollate alle sedie a sentire cinque economisti, quindi non si trattava di nani e di ballerine, ma di scienziati. Manifestazione che non ha avuto nessun rilievo, correggimi se sbaglio, pochissimo rilievo. Allora, la manifestazione è stata accuratamente oscurata dai media. Noi sappiamo, ma è evidente visto il fatto che non c'è stato assolutamente nessun riscontro nei media, che questo incontro e questo summit è stato in modo scientifico tenuto nascosto. Fondamentalmente per la portata di rompente in senso democratico che ha la MMT, che è quella di spiegare a tutti come funziona l'economia. A Rimini, visto quello che è successo a Rimini, i media sono riusciti a nascondere un tirannosauro in una stanza, perché a Rimini c'era un tirannosauro in una stanza e i media hanno fatto finta di non vederlo, hanno fatto in modo che questo tirannosauro non venisse fuori. Allora, con queste ultime parole noi diamo la linea di nuovo allo studio mobile del TG Tour, a voi la linea. Bentornati in studio, dopo il servizio condotto dal nostro Kevin Lai, parliamo del gelato, un po' come diceva Pupo, gelato al cioccolato, dolce un po' salato, non è al cioccolato, ma è comunque salato, è stato sperimentato a Tortolì un gelato al pecorino e al finocchio. Professore, lei cosa ne pensa? Beh, certamente sono dei gusti discutibili, io sono un po' per il cioccolato, però il finocchio, ma anche il pecorino non mi è capitato, però insomma, sono un palato buono, cercherò di provvedere. Beh sì, sono, come dire, gusti alternativi e fanno piacere. Continuiamo con quelle che sono notizie di curiosità. Se lo ricorda lei Leonardo DiCaprio? Sì, mi avevano trascinato un giorno al cinema. È diventato famosissimo per il Titanic ed è nata la Titanic mania, tra l'altro. Sì, è vero, anche perché poi dopo vedo che da un po' di tempo in America, ma anche in altri stati, c'è questa Titanic mania. Esatto, saranno trasmesse due serie televisive addirittura negli USA. Leonardo DiCaprio, che ci ricordiamo, ha iniziato con The Beach, quella famosa isoletta che era lì in Thailandia, e lui era il belloccio di turno.
quante ragazzine si sono innamorate di lui, ma poi è cresciuto sino ad arrivare a quella splendida interpretazione in Gangs of New York. Proprio. Sì, è verissimo, ma io proprio in questi giorni stavo vedendo proprio la serie Titanic, che faceva presente di questo miliardario americano che era andato proprio a scoprire un po' negli abissi tutto quello che riusciva a trovare, ed è stato veramente interessante e portentoso. Sì, sono dei piccoli ritagli di storia. Qui vediamo in regia che purtroppo il tempo sta terminando, ci dispiace, vi dovremmo salutare i nostri gentili telespettatori, ma in primis vi ricordiamo dove potete vederci: canale 111, digitale terrestre 111, saremo su YouTube, su Facebook, su Twitter, Facebook pagina fan e anche la nostra pagina del profilo. Ragazzi, a tutti, a domani!